E noi rientriamo sempre qui dallo studio 1 dell'Osi Park in Roma, via Tarquinio Collatino 56, Parco Fellignano, come abbiamo soprannominato io, Nicolò, grande Nicolò Carosi, qui mio compagno di viaggio e non solo. Ma passiamo alla prossima rubrica, prossimo intervento qui, colonna portante di Terza Pagina Magazine, e do il benvenuto e ritorno qui con la rubrica Incontri ravvicinati tra cinema, musica e arte alla mitica e l'unica, la sola Francesca Pigianelli. Ciao a tutti, ciao. Grande Francesca, eccoci qua. Allora, ospite d'eccezione oggi, do il benvenuto anche al grande Nicolò Carosi che oggi è in esterna. Buonasera a te Nicolò. Buonasera a tutti. E ora diamo il benvenuto ciao, veramente Nicolò, con tutto il cuore al direttore del Multiplex di Velletri, il grande, il solo Davide Fontana. Buonasera a te Davide. Buonasera a tutti, grazie. Prego Francesca per la presentazione con Davide. Eccomi, presente. Sì, andiamo con la presentazione con Davide Fontana. Prego, Francesca. Certamente. Allora, io ho il piacere oggi, in questa nuova puntata dedicata appunto a Incontri ravvicinati, di parlare finalmente di cinema. E quindi quale occasione migliore con Davide Fontana? Volevo appunto aprire questo programma facendo io personalmente l'annuncio, cedendo la mia parola a Davide per raccontare tutto quello, non diciamo che è successo, ma quello che di bello invece accadrà. E accadrà, okay, e accadrà fra 24 bene, ore. Francesca. Abbiamo anche Nicolò, anche per curiosità. Prego, Davide. Eccoci qui, mi sentite? Prego. Alla grande, prego. Ok, allora niente, abbiamo avuto questa riapertura dei cinema dal 27 aprile, ma io qui su Velletri ho aspettato un pochino e da domani diciamo ricomincia la storia del cinema, riapriamo col primo mattino in Italia con gli studenti in presenza, con 100 studenti di una scuola qui di Velletri che è la Clemente Cardinali. Quindi verranno domattina alle 9 per vedere Glass Boy, un bellissimo film, una storia delicata che riporta al centro di un film per ragazzi il gusto dell'avventura di gruppo. E con questa iniziativa, diciamo che è la prima della riapertura, vogliamo riportare i nostri ragazzi nativi digitali a riscoprire la magia del grande schermo, visto che saranno proprio loro i protagonisti del prossimo futuro, insomma. Confermando però sempre la centralità della sala, che non sarà mai secondaria diciamo allo streaming, ma uscirà sempre vincente su ogni tipo di altra proiezione filmica, ecco. Allora io entro in gamba tesa per ricordare, allora Glass Boy, il film per ragazzi di Samuele Rossi, arriva in sala al cinema Multiplex Augustus di Velletri con il primo evento, assolutamente il primo evento dedicato alle scuole, in presenza 100 studenti dell'istituto comprensivo Clemente Cardinali, accolto dal direttore Davide Fontana e da felice Valerio Bagnato, collaboratore della Solaria Film. Prego Nicolò per Davide. Allora, eccomi qua, Davide, una ciao. Riflessione rispetto a questo che tu hai detto, cioè il cinema non scompare, anzi, a mio avviso, dopo questo lockdown, la fame, il bisogno di guardare un film come si deve, con tutti i crismi, e soprattutto sposando la collettività, diventa quasi fondamentale. Mi sbaglio o è così? È proprio così Nicolò, abbiamo deciso proprio di ricominciare dai ragazzi e naturalmente nel seguendo benissimo i protocolli Covid, quindi con il distanziamento, quindi con tutte le varie regole che ci hanno detto per riaprire i cinema in questo momento della riapertura, insomma, quindi ci sono molte restrizioni, tipo i bar che non possono essere riaperti, e quindi le distanze dentro la sala, la mascherina che dovrà essere tenuta dall'inizio, da quando si entra dentro il cinema, fino alla fine della proiezione, a quando si esce dal cinema. Quindi proprio per questo domani mattina i ragazzi verranno mezz'ora dopo perché faranno merenda diciamo a scuola e poi verranno qui, quindi già con la merenda fatta e non ci sarà diciamo l'intervallo tra primo e secondo tempo. Purtroppo adesso, per adesso sono queste le regole un po' che ci hanno detto e dobbiamo seguirle
insomma alla certo, lettera, ecco. Alla lettera, ma comunque ricominciare i mattinè ad appannaggio delle scuole penso che sia emozionante più che mai, perché si dà proprio il buon esempio che si torna al cinema in sicurezza e soprattutto per godere i film, perché insomma siamo un po' stufi di questi piccoli schermi dove vengono proiettate le anteprime, insomma basta, abbiamo bisogno del grande schermo nel processo della parola. Diciamo che mi sento un po', per l'emozione, mi sento un po' come fosse domani il mio primo giorno di scuola, ecco, sia quello che proveranno i ragazzi nel venire dopo 7 mesi, parliamo di 7 mesi di chiusura, quindi non è né un mese né un anno, ma sono 7 mesi. Prego, e Francesca, sarà... per Davide. Prego, no, perché sento poco oggi. No, no, non ti, so sento, ti sento alla grande, noi sentiamo alla grande. Dicevo, prego, prego per te, per Davide, prego Davide, Francesca. Devo parlare io? Prego, prego, assolutamente. Ma... una curiosità, una domanda. Guarda, oggi ho veramente pochissimo da dire, perché abbiamo Davide... E ci direi tantissimo che parli lui, che racconti tutti i suoi ruoli, anche come presidente, insomma, degli esercenti, che ci dirà come si chiama. E poi anche perché inizieremo un percorso, ora partiamo con i cinema, ma poi anche con le arene, e quindi per me questo mi riempie di gioia, perché come sapete anch'io vivo di cinema e vivo anche di arene, il contatto con il pubblico è importante. Porteremo film accompagnandoli con registi, attori, insomma abbiamo in pentola delle belle novità. Benissimo, Nicolò, prego per Davide. A questo proposito, Davide, raccontaci nei limiti del possibile, al di là di questo progetto che ormai è in essere, è prossimo a riaffollare il cinema, cosa stai progettando? Allora, prima di tutto abbiamo fatto questo evento come inizio per la ripresa, per la riapertura, e non poteva che essere, come vi ho detto prima, con i ragazzi delle scuole, perché sono fondamentali, come ha detto anche ieri sera Pierfrancesco Favino ai David di Donatello, che la scuola, il mondo della scuola è quella che sarà poi, che porterà i prossimi spettatori del futuro nelle sale, quindi che darà grande forza alle sale. Dopodiché venerdì 14 maggio apriremo proprio il cinema, quindi apriremo al pubblico con 3 sale, faremo 2 spettacoli, uno alle 17.30 e uno alle 19.30, dove lasceremo Glass Boy, metteremo Risking Fire Festival di Woody Allen e il pluripremiato Nomadland. Quindi diciamo che partiamo anche per questa ripresa, riavventura del cinema chiuso, sempre seguendo tutti i protocolli. E poi con Francesca abbiamo tantissime cose da fare, già non sono solo idee, ma sono già progetti che sono vivi sulla carta, quindi faremo il cinema all'aperto qui a Belledri, lo faremo anche a Palestrina, dove porteremo tanti bei film, oltre che il cast stesso dei film, quindi registi, attori. Faremo delle cose molto 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 belle. Secondo te, diciamo, come che aria tira il pubblico, tu che incontrerai sicuramente a Velletri la gente che ti incontra per strada, cosa ti dice? Che non vedono l'ora di tornare di tornare nuovamente nelle sale, tornare alla casa del cinema, nella sua parola. Io credo che le sale cinematografiche saranno sempre al centro del villaggio, quindi vinceremo anche questa sfida, anche se stiamo competendo con le OTT e i broadcaster, che sono i Netflix, Amazon Prime, che sono veramente grandi, insomma. Quindi non è una sfida, noi dobbiamo comunque cercare di capire che dobbiamo andare insieme a loro verso il futuro, ma il cinema deve restare centrale, quindi i film non possono dopo la sala uscire dopo 30 giorni, per esempio. In questo tempo c'è stata molta discussione sulle finestre, le cosiddette windows, che non possono essere di 30 giorni dall'uscita in sala alle OTT broadcaster, devono, la legge quella che c'è senza delega è 105 giorni il passaggio.
Mentre se noi seguissimo, per esempio, il come succede in Francia, la legge francese quasi di un anno, mentre è normale che negli Stati Uniti invece hanno accorciato di molto le finestre e quindi i film escono sia al cinema che a casa. Però quello che posso dirvi è che le persone sono si sono stancate naturalmente, visto che hanno passato tanti mesi in casa e non vedono l'ora di tornare al cinema, e questo è un dato di fatto concreto. Quindi sicuramente ci aspettiamo i primi giorni molte persone che ci verranno a trovare, poi naturalmente dovremo aspettare i grossi blockbuster che arriveranno verso settembre-ottobre, però dimmi Nicolò. No, no, sono concordi con quello che tu hai esplicitato, anche perché poi è l'auspicio che noi abbiamo tutti, cioè quello di tornare a fare una vita normale. Nella normalità l'eccezionalità diventa proprio il momento di svago e il momento di poter riassistere a degli spettacoli condividendoli con gli altri, perché quello che ci siamo resi conto attraverso questo lockdown è che la solitudine peggiore è quella di non poter condividere con gli amici, con le persone che conosciamo, le nostre esperienze di vita di tutti i giorni. E quindi ecco che le scuole hanno necessità di ritrovare gli studenti insieme, lo stesso i lavoratori sentono la necessità di scambiarsi idee con colleghi, e lo stesso gli amici hanno bisogno di questi momenti di creatività, perché quando si va al cinema non solo si sogna, ma si è anche attivi, parte attiva dello spettacolo, perché uno si immedesima e condivide con gli altri spettatori quello che vede, insomma, si percepisce a fior di pelle l'emotività e l'emozione. Quindi tutto questo ci manca terribilmente. Assolutamente sì, è la condivisione, la socialità, lo stare insieme, vedendo comunque che calano i contagi e comunque piano piano vedi torniamo anche alla normalità dal punto di vista del Covid, quindi ritorneremo un po' a rivivere quello che davamo per scontato, che invece adesso quella semplicità che davamo così scontata è diventata veramente un'eccezionalità pazzesca che cerchiamo, che non vediamo l'ora di tornare a vivere. Quindi e il cinema è uno di quei luoghi comunque dove oltre a vedere un film è una finestra verso il mondo, comunque è un momento che unisce tutti gli spettatori che stanno dentro una sala, non solo il gruppo di amici, la coppia, la famiglia. Un film è quello, un'emozione condivisa con persone che neanche magari conosci, ecco. E questo è la magia vera della sala cinematografica, quella che andremo a ritrovare piano piano, lento pede, ma che tornerà sempre, insomma, ad essere la madre del cinema. Quindi penso, ecco, la madre del cinema, io direi così, perché poi in televisione o sul telefonino o sul computer non è mai la stessa cosa, come dici tu, quella magia la ritrovi solo nella sala con tutti gli altri, con tutte le altre persone. Concordo. Mi farebbe piacere anche sentire da Francesca una sua così riflessione su questa riapertura. Che emozioni proverà? Lo studente che torna al cinema in mattine diverso, veramente. Assolutamente sì, perché infatti con Davide sembriamo due adolescenti, credo, perché sì, talmente... Talmente la voglia di partire, abbiamo subito insieme in tutti questi mesi, diciamo, appunto il dolore, perché per noi appassionati del cinema, come mi definisco io, è stato veramente duro, perché già venivamo da una pandemia per noi sconosciuta, e quindi ci siamo trovati di fronte a una situazione, se vogliamo, nuova. Ma il fatto proprio di non incontrare il pubblico, di non avere questa voglia di essere insieme agli altri, di condividere, ecco, in questo caso dei bei film, di condividere la gioia, le sorprese, insomma, ecco, ci ha un po' destabilizzato, devo dire, anche perché ci definiamo anime sensibili, e quindi questo chiaramente, giusto Davide, siamo anime sensibili. E quindi adesso
abbiamo la stessa grinta, la stessa voglia e positività di ricominciare. Quindi diciamo che ci facciamo anche, non dico coraggio, no, però ci diamo forza insieme. Certo, c'è l'uno con l'altro e poi siamo costruttivi e siamo comunque portati all'ottimismo, non a piangerci addosso. Anzi, in questi mesi di chiusura, invece di stare lì a piangere, ci siamo fatti forza per pensare quello che sarebbe stata magari l'estate con le arene all'aperto, come ha detto anche il ministro Franceschini, che, a cui punta molto sul fatto degli spettacoli e del cinema all'aperto. Quindi noi ci siamo fatti trovare subito pronti su questo lato, insomma, ecco. E quindi diciamo che siamo stati costruttivi, ecco, non abbiamo perso tempo in questi mesi in cui stavamo a casa, stavamo sempre al telefono, sempre a pensare quello che, come sarebbe stata questa ripartenza, insomma. Ci siete? Sì, Nicolò, sì, prego, sì. Prego. Sì, no, io resto veramente meravigliato da questo entusiasmo che noto, ci circonda. Forse ci voleva un lockdown, sto dicendo una cosa un po' forte, ma ci voleva un lockdown per riassaporare e apprezzare la bellezza della creatività e dell'arte. Forse oggi siamo molto più attenti anche nella scelta di ciò che il teatro, il cinema, l'arte in generale ci offrirà. Probabilmente è il momento di scegliere. Che ne pensate di questa riflessione un po' forte, no? Il lockdown forse ha risvegliato un po' le coscienze creative? Punto di domanda. È una domanda io credo... a Francesca che a Davide. Ma Davide, vai tu, vai. No, vai tu. Io sono convinto di questo, perché è come se avessimo azzerato un po' le nostre passioni in fondo per in questi mesi. Quindi adesso abbiamo fame di cultura, abbiamo fame di film, di teatro, di spettacoli dal vivo, abbiamo fame di delle cose che ci sono mancate per tanto tempo. Io calcolate che, ecco, quello che vi volevo dire, dopo, io ho 47 anni e da quando ne ho 12 lavoro dentro il cinema con mio padre e mia madre che gestiscono cinema, insomma. E quindi per me questo dicembre è stato il primo dicembre della mia vita in cui io non sono stato al cinema a lavorare, quindi per me è stato una cosa veramente difficile da vivere, ecco, perché io dicembre, Santo Stefano, Natale, sempre qui al cinema con gli amici, con gli spettatori che vengono in massa, quindi mi è mancato tantissimo, ma credo che, come dici tu Nicolò, adesso c'è voglia, ma neanche troppo di selezionare, c'è voglia di uscire, di vivere la cultura e le cose belle che verranno, insomma, ecco, tra cinema, teatro e tutto il resto, tutto quello che è i musei, tutto. Bene. Concordo. Alessandro. Ma io ringrazio veramente di cuore Francesca Pigianelli, la nostra colonna qui è di Terza Pagina Magazine, con questa rubrica Incontri Ravvicinati che ha preso corpo, anima e spirito. Veramente ringrazio ancora Davide Fontana, presidente e portavoce per Roma Capitale d'Area Metropolitana dell'UECI, Unione Esercenti Cinematografici Italiani. E ricordo ancora, per quanto riguarda l'Augustus di Velletri Multiplex, il cinema Multiplex, con il primo veramente evento, ripartenza con la presenza di 100 studenti per il film Glass Boy. Grazie ancora a Francesca Pigianelli per il comunicato stampa, che poi questo è uno dei primi, veramente sarà un'autostrada veramente che percorreremo insieme, e grazie fin d'ora qui a Davide Fontana, presente qui a Terza Pagina Magazine. Ricordo ancora, primo evento esclusivo dedicato alle scuole, in presenza 100 studenti dell'Istituto Comprensivo Clemente Cardinali, accolti dal grande Davide Fontana e da Felice Valerio. Grazie, Bagnato, collaboratore della Solaria, esatto, Film. Della Solaria Film. Ringrazio ancora Nicolò Calosi in esterna, oggi intervenuto qui a Terza Pagina Magazine. Ringrazio Francesca Pigianelli qui con la sua rubrica, colonna portante di Terza Pagina Magazine, Incontri Ravvicinati tra musica, arte e cinema. E ringrazio Davide Fontana.
veramente e grazie. Posso... grazie a te Alessandro e appunto Francesca, tutti quanti veramente di cuore, guarda, per quello che fate e per la voce che date. Oggi abbiamo tagliato il nastro, grazie a Francesca abbiamo tagliato il nastro, come si vuol dire, assolutamente sì, è un'anteprima, e poi dato. Prossimamente insieme a Francesca, poi dietro le quinte si dice sempre si organizzerà videoclip, interviste, non solo foto backstage di altri eventi sul posto, questo poi con Francesca dietro le quinte organizzeremo, e poi ci sarà anche un prossimo evento dove Francesca già sta in ballo alla grande, ma non dico nulla per adesso, faccio solo un nome, Anna Magnani, quindi eccolo lì. Io ringrazio ancora Francesca, è una persona spettacolare, guardate. Veramente, ma non lo dico, glielo dico sempre, però lei dice no, è perché è così, è la verità. E poi grazie. È una vita unica. Grazie Nicola Carosi, grazie a Francesca Bigianelli, grazie a Davide Fontana, a presto. Ciao a tutti e buona serata, ciao. E grazie ancora a tutti quanti, Alessandro. Grazie a voi. Ciao, a presto. Ciao, grazie. Ciao, terza pagina magazine, ciao.